coach Cardi, è la persona giusta, la persona che Fratelli d'Italia sostiene, Fratelli d'Italia con una sua straordinaria squadra a sostegno di questa avventura. Mi pare che dove si sono misurati esponenti di Fratelli d'Italia, anche qui in Toscana, ci siano risultati oggettivamente ottimi, penso al sindaco Tomasi, penso al sindaco Petrucci, penso al nostro gruppo regionale, quindi chiaramente Fratelli d'Italia compete per vincere e per avere un ruolo fondamentale nella prossima giunta, nella prossima amministrazione. Io penso che la regione toscana meriti molto di più. In parte lo sappiamo, in parte purtroppo siamo di fronte a una crisi planetaria che l'Italia come le altre nazioni sta gestendo, però i racconti che arrivano da questi piccoli imprenditori, da questi commercianti che sono anche il tessuto identitario di una città come, come Firenze sono assolutamente devastanti. Da marzo non è ancora arrivata la cassa integrazione neanche a uno dei dipendenti. Il prossimo... Per il ciclo cassa integrazione la cassa integrazione è stata pagata, qui sul Ponte Vecchio in uno dei negozi gioiellieri storici dei quali siamo entrati si lamentano perché nessuna delle maestranze, nessuno dei dipendenti da febbraio a da marzo ha preso la cassa integrazione. La prossima volta che sento qualcuno della maggioranza dire che questo fatto che la cassa integrazione non è stata pagata è una nostra fake news lo porto a parlare con i signori.